Ciao da Avsim, decimo giorno di pausa nazionali, tra poco è finita, tra poco ce l'abbiamo fatta ed infatti iniziamo con un po' di anticipo a proiettarci verso il campo di Bergamo per Atalanta-Juventus, la trasferta che vedrà impegnata la Juventus sabato alle 15, quindi ritorniamo a giocare a calcio, riprende il campionato proprio con la partita della Juventus e sarà una partita molto difficile, molto complicata, direi peculiare anche per quanto riguarda la disponibilità dei giocatori, perché tra l'altro sono ripresi gli allenamenti alla Continassa e i primi report di ieri sera 20 novembre da parte di giornalisti come Giovanni Albanese, Romeo Agresti ed altri sulle condizioni fisiche dei giocatori della Juventus hanno riservato delle sorprese in positivo ma anche in negativo, perché come sempre non riesci a recuperare un infortunato senza averne uno nuovo e nello specifico parliamo di Rabiot e la cosa fa sorridere perché Rabiot sta giocando pochissimo, non è andato in nazionale eppure è riuscito a farsi un affaticamento. Ma andiamo con ordine, come ricordate, come sapete, abbiamo attraversato questa pausa nazionale nella quale abbiamo visto due infortuni per quanto riguarda i giocatori della Juventus. E quindi anche per questo è giusto fare un recap perché siamo arrivati verso la fine, ma comunque alla fine, nel senso che tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali sono tornati alla base. Quindi diciamo che l'ombra lunga delle nazionali si è fermata, si è arrestata, non c'è più diciamo, questo riverbero di pericolosità sulle condizioni fisiche dei giocatori. Sono tutti quanti al loro posto, tranquilli, al riparo, al sicuro sembrerebbe. E quindi abbiamo visto l'infortunio di Alexandro e di Pjanic, anzi prima di Pjanic e poi quello di Alexandro. Per Alexandro si pensava qualcosa di grave, Pjanic venerdì, Alexandro sabato domenica, si pensava qualcosa di grave. Per fortuna le prime indagini strumentali che sono state svolte ieri hanno escluso delle lesioni. Quindi Alexandro non sta male. Si era parlato di 2 o 3 settimane fuori per lui, perché probabilmente la diagnosi che era stata fatta in Brasile non era corretta o comunque era diversa da quella che poi è stata fatta a Torino. Quindi tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. Un po' di rumore l'ho fatto anch'io perché obiettivamente ti dicono che c'è una lesione, c'è una sospetta lesione muscolare e inizi a farti i conti su come devi affrontare la cosa. Poi ti dicono che non c'è e quindi capisci che la situazione è sicuramente migliore. Comunque Alessandro dovrebbe saltare la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, ma potrebbe esserci martedì all'Allianz Stadium, martedì 26 novembre all'Allianz Stadium contro l'Atletico Madrid. Quindi uno stop brevissimo praticamente per Alessandro, una settimana circa. Mentre Pjanic sta sicuramente bene, ma non benissimo, per cui potrebbe saltare anche lui l'Atalanta precauzionalmente e siamo già a due giocatori fuori. La sorpresa positiva, oltre ad Alexandro, è Matuidi, perché invece uno che era dato per certo, escluso per queste partite era proprio Blaise Matuidi, ma non ce ne va mai bene una, nel senso, ovviamente vogliamo tutti bene a tutti i giocatori della Juventus e non speriamo mai che nessuno si faccia male, anche soltanto ad un'unghia, è chiaro. Però penso che molti di noi, in un ipotetico sondaggio in cui avessimo potuto scegliere chi avere a perfetta disposizione già contro l'Atalanta tra Pjanic e Matuidi, avremmo scelto Pjanic e invece ci è stato dato Matuidi che sta benissimo, cioè si è allenato perfettamente con tutto il gruppo. Quindi, tra l'altro, è quello che si era infortunato prima perché Matuidi si è fatto male nell'ultima gara di club contro il Milan. Quindi, da questo punto di vista, ha avuto più tempo anche per recuperare, pur essendo il suo un infortunio molto delicato perché parliamo di una questione ossea più che muscolare. E quindi, con tempi di recupero diciamo abbastanza indipendenti dal tuo sforzo e dalla tua applicazione, perché insomma le ossa si rimarginano e si ricostituiscono ai loro ritmi, insomma, non è una cosa su cui puoi intervenire più di tanto, credo io. A parte questi dettagli tecnici medici, di cui non entro perché non sono chiaramente un medico, abbiamo quindi Matuidi perfettamente a disposizione. Quindi Matuidi ci sarà sicuramente contro l'Atalanta, quantomeno sarà a disposizione. Alexandro, come dicevo, probabilmente non ci sarà. Pjanic comunque non sta malissimo, è solo che potrebbe, precauzione, nel senso che si è allenato quasi interamente con il gruppo, quindi potrebbe comunque essere a disposizione. E magari per un discorso precauzionale potrebbe saltare l'Atalanta per evitare di non recuperare appieno da questo fastidio. E quindi che si ripresenti. Poi sarebbe un problema perché più avanti abbiamo partite delicate. Certo, è molto delicata ed è molto molto difficile anche la partita contro l'Atalanta, che è una delle migliori squadre di questa Serie A, che sta legittimando il piazzamento europeo dell'anno scorso e potrebbe riconfermarsi in questa stagione. E al netto di una Champions fin qui giocata male, con risultati sicuramente negativi, ma non ancora chiusa del tutto.
ed è una trasferta, tra l'altro, cioè andiamo in casa loro, quindi è ulteriormente complicata. Non è finita, perché Ronaldo ha fatto allenamento personalizzato, quindi anche Ronaldo non è ancora al 100%, nonostante 4 gol in 2 partite in nazionale, è arrivato a 99 gol internazionali con la maglia del Portogallo. Ha ribadito, diciamo, ha confermato, come sapete ne abbiamo parlato, che effettivamente non sta bene, non stava bene da qualche settimana, però ancora non è al 100%, non è ancora pienamente recuperato, perché se ha fatto allenamento personalizzato significa che comunque qualcosa non va, qualche cosa ancora gli manca da un punto di vista della condizione fisica e della ripresa dal suo fastidio perché possa dirsi al 100%. E chiudiamo con Rabiot, appunto, come vi accennavo, lieve affaticamento dell'adduttore della coscia, mi sembra sinistra, o comunque poco importa, lieve affaticamento all'adduttore, quindi parliamo di un giocatore, ripeto, che fin qui non stiamo praticamente utilizzando, che stavamo aspettando che potesse arrivare a degli ottimi livelli quali erano i suoi, perché non dimentichiamo che Rabiot non è un giocatore che dobbiamo scoprire adesso, è un giocatore che è bravo, ha delle enormi qualità che ha già mostrato al Paris Saint-Germain, e da noi che ancora non si è fatto vedere, ha fatto poche cose buone. A me è anche piaciuto in certi frangenti, ho visto in lui delle potenzialità interessanti nello sviluppo del gioco, della manovra offensiva, ma nella costruzione proprio in generale, con anche un'ottima capacità di recupero palla, quindi è uno che puoi applicare molto bene anche alla fase difensiva. Come ben sapete, per Sarri è in evoluzione un regista, quindi è un vice Pjanic anche lui, sebbene lo si stia impiegando come mezzala sinistra e abbia anche giocato in fase più avanzata come mezzala di possesso, quasi trequartista. Diciamo che la presenza di Matuidi non ci fa preoccupare rispetto all'assenza di Rabiot, però è anche vero che non riusciamo ad avere tutti i giocatori pienamente a disposizione, e comunque il problema di Rabiot, se si dovesse fermare, appunto, come pare si sia fermato per questo lieve affaticamento, e comunque se è allenato, non è un vero e proprio infortunio, ha fatto un allenamento separato anche lui, potrebbe essere un problema per riprenderlo davvero, perché lo stiamo aspettando da quando si è allenato alla perfezione nel precampionato, ma veniva da tanti mesi di inattività, per cui è andato poi in affanno. Questo andare in affanno, come ha detto Sarri, gli ha pesato da un punto di vista psicologico, perché è un giocatore, è una persona, un ragazzo molto sensibile, quindi non ha avuto quella, mi viene da dire, volontà di potenza di andare a superare se stesso, si è un po' rintanato come un animale in letargo e non si è ancora destato a tutti gli effetti. E il problema più che altro è questo, quindi per Rabiot è un problema non tanto di Atalanta, Atletico Madrid, è un problema stagionale, cioè di prospettiva di quando sarà finalmente pronto e perfettamente utile questo giocatore. Chiuso però il discorso infortuni e indisponibili per la Juventus, fortunatamente, diciamo, nel senso, ripeto, nessuno augura l'infortunio di nessuno, ma in questo caso parliamo anche di squalifiche, però se sei in difficoltà per l'assenza di diversi giocatori, e dall'altra parte pure, insomma, mal comune mezzo gaudio, ed infatti l'Atalanta avrà ben 5 giocatori, 4 sicuramente, 5 forse, il quinto forse, indisponibili contro di noi. Quindi da questo punto di vista possiamo, ripeto, se Atene piange, se Sparta piange Atene non ride, anzi era se Sparta piange Atene non ride, e quindi, diciamo, ripeto, possiamo tra virgolette gioire, perché nell'Atalanta mancheranno Ilicic e Malinovskyi squalificati, quindi su questo, cioè, possiamo gioire, nel senso che non si sono fatti male, quindi la nostra, diciamo, il nostro gradimento è genuino e è legittimo. Poi ci sono Freuler e Muriel, che molto probabilmente non ce la faranno. Freuler è quasi certo, Muriel è da valutare. Zapata è di fatto rientrato da pochissimo dal suo infortunio, da pochissimi giorni. Credo che sia a disposizione, che sarà a disposizione, ma non dovrebbe essere al meglio. Diciamo che fondamentalmente Gasperini non potrà farne a meno, perché in attacco in questo momento ci sono soltanto Gomez e Pasalic. Come ben sapete, l'attacco dell'Atalanta si sviluppa su tre elementi: o due trequartisti e un attaccante, o un trequartista e due attaccanti. Quindi a meno di andare a mettere Barros, il 21enne molto giovane che ha giocato pochissimo, insomma, che è una riserva nell'attacco dell'Atalanta, a meno di metterlo titolare contro la Juventus, deve per forza giocare Zapata, perché senza Muriel, senza Ilicic, senza Malinovskyi, che ha giocato anche lui spesso più in avanti, così come Freuler ha giocato anche più avanzato rispetto alla mezzala, rispetto al centrocampista, è difficile comporre un reparto d'attacco. L'idea sarebbe Gomez-Pasalic, oppure Gomez in appoggio a Pasalic e Zapata, ma lo stesso Pasalic alla fine
non è propriamente un attaccante. Quindi l'Atalanta che avrà una difficoltà a schierare l'attacco contro la Juventus, e questo è un fattore di cui tenere conto. Ovviamente siamo a giovedì 21 novembre, la partita è sabato 23, tutto può ancora succedere, tranne gli squalificati, quelli sicuramente non ci sono, e sono due squalificati di lusso per l'Atalanta, Ilicic e Malinowski. Ovviamente non affondo il dito nella piaga, perché sapete bene che quando si parla di squalifiche con giocatori per squadre che devono affrontare la Juventus, si torna sempre a parlare a vanvera di calciopoli e di ammonizioni mirate, ma questo lo lasciamo agli analfabeti funzionali che sono nel loro mondo, poverini, e bisogna provare anche un po' di pietà. Niente, la situazione in sostanza è questa qui. Per quanto riguarda quindi la Juventus, a prescindere adesso da Rabiot, Matuidi, chi sostituirà Alexandro, ne abbiamo parlato approfonditamente e ce ne sarebbero ancora di cose da dire. Io dico un'altra cosa che ho già detto: Emre Can titolare indiscutibilmente. Qui si aprirebbe anche un altro video che io ho evitato di fare perché lo avevamo già fatto nelle due precedenti pause nazionali, e cioè ogni volta che Emre Can aveva rilasciato delle dichiarazioni, ogni volta che va in nazionale parla, sta anche un po' esagerando, va detto, però glielo concediamo perché insomma è un ragazzo che abbiamo, come abbiamo già detto, escluso dalla lista Champions, ma è validissimo, è un giocatore validissimo, ed è stato un errore escludere Emre Can dalla lista Champions, è stato un errore perché non andava escluso lui. In nazionale gioca, non ha giocato la prima partita perché era squalificato, poi ha giocato questa seconda e ha giocato da difensore centrale, quindi diciamo che non ci ha dato grossi elementi per dire ok, vieni, giochi titolare mezzala. Però ragazzi, il discorso di Khedira lo abbiamo già affrontato tante volte, tanto più che se non abbiamo tutti i centrocampisti a disposizione, anche questo è un discorso che vi ho già fatto, cioè se comunque Rabiot potrebbe non essere a disposizione contro l'Atletico, Pjanic ancora non lo sappiamo, e poi se Emre Can contro l'Atletico non è convocabile, meglio che lo sfruttiamo contro l'Atalanta per ben 90 minuti, in modo tale che tuteliamo gli altri giocatori che devono invece sicuramente essere a disposizione contro l'Atletico Madrid, perché contro l'Atletico ne avremo solo 6 in teoria, e forse anche meno se non tutti possono giocare da un punto di vista fisico. Di conseguenza, non utilizzare Emre Can contro l'Atalanta sarebbe veramente veramente uno spreco. Questo è quello che ho da dire a 2 giorni dalla partita. Ci sentiamo già un po' più in campo, diciamo la verità, quasi archiviata questa pausa nazionali. Siete contenti? Mettete like, no scherzo, mettete like solo se il video vi è piaciuto sinceramente, ma intanto ditemi come la pensate nei commenti su tutto quello che vi ho detto. In ogni caso, grazie per la vostra attenzione, e se volete iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!